Pescara Livorno valida per l'undicesima giornata di campionato su questo grandissimo campionato, su questo grandissimo gioco, ovvero FX Calcio. Benvenuti dal vostro dottor Puccio con la serie dedicata appunto a FX Calcio e continuiamo la nostra carriera cercando di tornare alla vittoria prima possibile, in quanto questo periodo pare che sembra proprio che la squadra sta un po' avendo delle piccole problematiche, quindi dobbiamo ancora cercare di andare a migliorarci. Intanto ci sono stati dei ritorni importanti, soprattutto per quanto riguarda la nostra difesa. Quindi andiamo a giocare questa partita, partita interattiva, e andiamo a giocare. Allora, la formazione con Skoma, Vecchovic, Carpenti, Bergson, che è Bjarnason, Zuleski, Bertusso, Zavattieri, Portieri, Cedovic, Vito, Previte. Formazione del Livorno con Erni, Borzillieri, Germans, Efting, May, Benamati, Veloci, Selito, Nacassa, Laspina, Carosi e Astesana. Quindi, ragazzoni, andiamo a giocare contro la sedicesima classifica in casa nostra, quindi dobbiamo provare a tutti i costi a vincerla questa partita, in quanto è importante, e vediamo che cosa accadrà. Anche perché la nostra squadra, come vi ricordate, nelle scorse puntate ha avuto delle problematiche a livello di gioco, quindi dobbiamo migliorarci in pratica, ecco. I risultati purtroppo non sono venuti, quindi ecco qua. Dobbiamo ricominciare da qui. Ammonizione per il giocatore del Livorno. Intanto subito azione pericolosa per il nostro Pescara. La difesa del Livorno spazza. Intanto Cedovic prende palla, rischia però, riesce a lanciare ma sbaglia il lancio. Cedovic ancora lui. Passaggio per Bjarnason, che lancia il nostro Vecchovic, ma purtroppo non ce la fa per pochissimo. E vediamo un po' adesso che cosa succederà con l'attacco del Livorno con Selito, che cavalca l'onda della positività della squadra in questo momento, in quanto sembra più propensa ad andare all'attacco, più il Livorno, che comunque si deve salvare, che noi che dobbiamo cercare la zona playoff. E intanto ecco qui un'occasione buttata completamente a cavolo. Intanto occasione per il Livorno con Selito, prende palla, mette in mezzo, poi Caprari salva tutto, ed ecco qui che Magassa prende palla, e adesso ancora il Livorno pericoloso, cerchiamo di difenderci un pochino. Fuori gioco, fortunatamente il fuori gioco è scattato e non abbiamo subito nessun tipo di attacco pericoloso. Zuleski, intanto proviamo a fare attacco sulle fasce perché comunque è il nostro tipo di gioco preferito, e niente da fare, mettiamo un po' di pressing contro il giocatore del Livorno. Fortunatamente non è partito in velocità, intanto Selito prova a partire in velocità e a far ripartire il Livorno. Probabilmente proverà il cross. Cedovic salva tutto, però questo Livorno si sta facendo valere veramente molto. La nostra difesa un po' sta subendo. Intanto c'è un tiro incredibile da parte del giocatore del Livorno e gran parata da parte del nostro portiere Previte. Sono un tiro al volo di Erni veramente incredibile. Complimenti al giocatore del Livorno, in quanto è stato veramente molto molto bravo. E poi il gol del Livorno su un errore difensivo veramente grossolano. Questo Pescara sta subendo veramente un periodo di negativo, veramente di negatività veramente assurda. Dovremo cercare di rialzarci al più presto per evitare problematiche più grandi. Intanto Caprari passa per Vecchovic e sbaglia tutto, invece di tirare non combina nulla, e dobbiamo riprovare a fare tutto.
trentesimo minuto e il risultato che rimane bloccato così non è che mi faccia gran piacere, perché stiamo rischiando di perdere un'altra partita in maniera a dir poco incredibile. Erni passa per Selito, occasione per il Livorno, fortunatamente un tiro che è abbastanza telefonato, quindi non è andato al meglio per noi. Occasione per Bjarnason, che viene fermato in maniera ottimale dalla difesa del Livorno. Poi Selito prova a fare qualcosa e viene fermato da Zavattieri, che lancia per Caprari, che parte in velocità. Vediamo se prova il tiro Caprari, un tiro abbastanza lento. Pensavamo sinceramente in un tiro migliore, invece questa volta Caprari non ce l'ha fatta e bisogna riprovare a ripartire in velocità scusate un po', mi sono un po' inciafroccato con le parole, come si vuol dire. Bisogna riprovare con un'azione migliore, perché non stiamo facendo niente di particolare. Intanto Cedric sbaglia tutto, ha fatto il disimpegno, non capisco il perché, quando in realtà non era pressato da nessuno della squadra del Livorno. Quindi c'è Vecchovic, Caprari passa per Scoma, che prende palla. Facciamo la triangolazione, proviamo la triangolazione, assist ottimale, speriamo in un buon niente. Pensavo che era ancora buona l'occasione, l'azione invece sembra proprio di no. Andiamo a provare a fare qualche cambio, perché sembra che stiamo subendo un po' troppo, e proviamo a cambiare un po' qualcosa. Magari proviamo a mettere Agnino, che questo giocatore tutto sommato sta facendo bene con noi. Un mediano a posto di Zuleschi, magari ci potrà dare una mano ulteriore. E andiamo a svolgere il nostro compito in questo secondo tempo. Intanto abbiamo visto che Bologna stava vincendo, un Bologna che sta puntando seriamente alle zone alte della classifica, anche a vincere il campionato a questo punto. Palla per Bjarnason, che preferisce non andare a marcare ma aspettare l'aiuto del compagno di squadra. Vediamo Scoma. Prova una triangolazione con Bjarnason, che parte in velocità. Parte in velocità Bjarnason. Probabilmente proverà il cross. Agnino! Tiro! Veramente un gran bel tiro. Poi la difesa del Livorno, anche in maniera un po' goffa, si salva. Poi ancora un'occasione per il nostro Pescara con Caprari. Un'occasione veramente strana. Eppure, nonostante tutto, il nostro Pescara si porta sull'1-1 con un colpo di testa di Caprari. Difesa sbaglia, il portiere anche. E vabbè, non ci interessa perché il gol è per noi. Quindi, gol del pareggio del Pescara con gol di Caprari, che sistema un po' tutto, diciamo. E ci porta quindi qui sul risultato di 1-1. E tiro pericoloso del Livorno, fortunatamente Previte compie un'ottima parata. E proviamo a triangolare nuovamente, perché stiamo notando che gli errori da parte del Pescara vengono tutti dal un po' tutto dalla difesa, soprattutto un po' soprattutto dai terzini, che sono a volte superati in maniera semplificata, diciamo in maniera semplice, dai nostri giocatori, anche se poi i problemi ce li abbiamo anche noi, quindi non vado a criticare le tattiche degli altri, perché i primi errori, gli errori difensivi combiniamo anche tanti noi, quindi è qualcosa che dovremmo andare a migliorare anche di nostro. Tanto Selito prova questo tiro improvviso, la palla che si sta alzando, e gran gol. Selito compie un gol veramente da gran campione, e noi purtroppo ci ritroviamo nuovamente sul 2-1 per il
per il Livorno e dobbiamo andare a cambiare qualcosa perché sennò rischiamo seriamente di andare a perdere anche questa partita. Che cosa si mettiamo Maniero? Allora proviamo a mettere Maniero a posto di Scoma, anche se non è proprio il suo ruolo, però sulla fascia sicuramente ci darà quel qualcosina in più. Tiesen, Carpenti o Caprari, che vedete voi. Passaggio per Maniero che non ci arriva. Non è un giocatore molto alto, quindi è ovvio che non possiamo pretendere che il giocatore possa fare cose da attaccante grande di fisico. Agnino, occasione d'oro per Agnino, si mangia ancora un gol. Agnino veramente incredibile, tutti i gol si sta mangiando, assurdo, veramente assurdo. Proviamo a fare il gioco sulle fasce. Caprari, prova un tiro incredibile. Un tiro al volo, a dir poco fantastico, ma il portiere del Livorno ci mette una pezza e la mette in calcio d'angolo. Occasione per il Pescara con Bertusso che passa per Agnino, assist di Bertusso. Agnino, questa volta non si fa perdonare e segna il gol dell'1-1 con un buon colpo di testa. Livorno sbaglia nuovamente in difesa. Il portiere si era buttato probabilmente. Pensava di dover parare invece su un colpo di testa diretto. Invece, fortunatamente, il nostro giocatore Bertusso l'ha passata e ci siamo ritrovati con al tu per tu con il portiere. Ed è il gol dell'1-1. Ottimo, ottimo, ottima tattica da parte dei nostri giocatori. Ed ecco qui, insomma, che è arrivato il 2-2. Un 2-2 che comunque sia non basta, quindi dovremo provare assolutamente il 3-2 per portare a casa questi 3 punti, perché stiamo facendo troppe sconfitte e pareggi, quindi la squadra un po' sta subendo delle eccessive problematiche a livello psicologico e mentale, perché i giocatori non riescono a dare più quel tanto di più che potrebbero dare in realtà. E proviamo insomma adesso a fare qualcosa di meglio. Zavattieri, passaggio per Carpenti che prende palla, si smarca totalmente Magassa, prova un tiro un po' azzardato, però a Stesana deve compiere una parata improvvisa in quanto il tiro era veramente pericoloso e ottimo da parte di Caprari. Intanto occasione sfumata da parte del Pescara. Livorno prova a ripartire in attacco con Germans, La Spina, Selito. Selito non lo ferma nessuno. La difesa del Pescara a volte fa delle cavolate a dir poco incredibili e dobbiamo cercare di rialzarci un po', Questa è la piccola critica che faccio ai miei giocatori, sinceramente. Perché stiamo subendo troppa pressione psicologica con qualsiasi squadra, che sia una prima in classifica, che sia un'ultima in classifica, stiamo avendo queste problematiche. Però finisce qui anche questa partita con un 2-2 che non accontenta sicuramente nessuno. Però ci ritroviamo comunque lì in zona playoff, terzi in classifica, però non si può continuare così tra pareggi e sconfitte, quindi dovremo fare qualcosa in più. Tanto le informazioni qui sono ottime. E Carifanni, la prossima partita ci sarà la Coppa FX. No, non dovremo giocare, anche perché quarto turno, scusa, che gioco da solo? Sarà un errore, dai. Anche perché mi ricordo che eravamo usciti dalla Coppa FX, quindi non credo che dobbiamo giocare nuovamente. Sarà un bug, vabbè, dopo vedremo la prossima puntata. Cari fanni, alla prossima puntata dedicata a FX Calcio con il vostro dottor Puccio in arte, Mr. Puccio. Ciao fanni!